Ragazzi, a tutti dal Comendone Veneziano, siamo alla giornata 2 di Beijing 2022, adesso qua vediamo Pyeongchang, vabbè, facciamo così, va così, siete anche tutti più contenti. Allora, aspetta un attimo, medagliere, facciamo così. Oh, no, ho sbagliato, ok, scusate, prima andiamo di qua. Allora, no, ma, oh, ma che cazzo, allora. Facciamo un'altra volta. Allora, se no il video è troppo lungo. Abbiamo la fine della giornata 1 e completare la giornata 2. Abbiamo già fatto curling uomo-donna e short track 500 metri uomo e donna, che sono a Nagano questi. Questi ce li siamo sparati a Nagano Winter Olympics. Quindi adesso andiamo a vedere le foto e le commentiamo brevemente. Tanto questo è il medagliere, le vediamo velocemente. Il medagliere è molto semplice, ma dove la Russia già comanda. Ok raga, andiamo, qua c'è il bonus Norvegia che spiego. Svizzera, Austria e Russia, il prima di curling femminile. Poi nel curling maschile invece abbiamo Australia, Austria e Gran Bretagna, quindi prende sì la medaglia l'Australia, ma anche la Norvegia, perché l'Australia è diciamo non diciamo, una squadra da curling. Ecco, quindi così. Poi abbiamo qua short track donne, Spagna, Italia, Corea, ci prendiamo una gente, ma purtroppo prende anche la Norvegia oltre la Spagna, perché la Spagna nello short track non è certo una potenza. E qua invece Francia, Gran Bretagna e Svizzera, ma qua sono tutte squadre che possono vincere, e quindi va bene così. Noi purtroppo fuori, finora ancora non ne sono oro. Quindi questo diciamo è il doppio bonus Norvegia, solo in piedi invernali prenderla entusiasmante. La Norvegia è la più forte delle nazioni, quindi se arriva seconda è prima, se arriva terza arriva seconda, se arriva quarta arriva terza, più il bonus se c'è la scarsa, entra anche lei in gioco. Niente, tutto qua raga, all'inizio è un po' difficile, ma adesso vediamo di fare il primo oro. Quindi sono fiducioso per le prossime gare. Allora, ragazzi, si Di parte col Boba Cesare Paglioli. 4 femminile e maschile. Sono due manche. Vediamo cosa combiniamo. La prossima a Vai. partire sarà l'Italia. Vai. Buone prestazioni già qui alla partenza. Una velocità molto elevata. Devo toccare la banda. Oh, è divertente vederlo in gara. Ed il tempo intermedio premia questa splendida corsa. Merda. È che voglio il primo Ancora una oro. volta la batta. Sì, non è stata una mossa pulita. Le dura, Beppe, le dura. Merda. No! Devono stare attenti. No, male, male, male. Prima manche, no, positiva. Eccezionale. Che tempi favolosi. Vedremo. Alla fine siamo primi, incredibile. It's Ah, incredible. li senti i tifosi italiani? Beh, è impossibile non sentirli. Dai, 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 dai. Ah, fantastico come Buona iniziano la partenza. gara. Quasi impossibile fare meglio. Eccellente tempo Eh sì, intermedio. grande tempo. Ma no, Calma. Il Bob tocca la banda. Poco male. Ancora. Ancora. Sì, il tempo intermedio è molto dietro il primo passaggio. Porca miseria. Malissimo, seconda manche. Tutto, ai ai ai, tutto sbagliato. Il tempo intermedio sembra essere molto buono. Sì, buono. Vedremo se nel prossimo settore riusciranno a migliorare ancora. Vediamo che Sì, medaglia è. un buon tempo. Con questo si può essere soddisfatti. Terzo. USA, Finlandia, Italia. Raga, Di chiaramente non è stato Cesare nessun bonus su Paglioli. Norvegia per tutte le nazioni che possono fare Il medaglia. Bob dell'Italia si prepara Dai. alla gara. Go, 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 go. Faccio fatica adesso. Partenza non come prima. Una prestazione non proprio splendente alla partenza.
Male, male, male. È bello vedere l'ottima collaborazione fra i componenti del gruppo. Difficilissimo il Bob, ragazzi. Un secondo. Ed ancora una volta la banda. Sì, non è stata una mossa pulita. Un leggero contatto sulla banda. Malissimo. Un leggero tocco della banda. No. Male. Una prestazione veramente mediocre. Avremo sì. Adesso parte l'Italia. Non bene. Oi. Una rincorsa molto forte. No, ma perché subito? Mamma che dura, oh. Ha toccato solo leggermente la banda. Il tempo intermedio non è proprio straordinario. Ma non è detta l'ultima parola. Il Bob tocca la banda. Poco male. Niente da fare. Mamma mia, che disastro. Male. Beh, il tempo non convince mo. No, il tempo è piuttosto mediocre. Francia, Belgio, Germania. Benvenuti alla gara slittino a squadre. Cesana Pariol. Uomini, solo slittino a squadre, quindi né uomini né donne, solo una disciplina. E nevica anche. Ah. Li senti i tifosi italiani? Aspetta un attimo che non mi ricordo forse più. No, no. Ok. Vai. Partenza discreta. Una partenza eccellente. Difficile fare di meglio. Vabbè. Vediamo cosa combiniamo. Finora un'Olimpiade senza ori. Ma siamo ancora il giorno 1. Però io voglio già medaglie. Il tempo intermedio. Gran tempo straordinario. Però. Sì. È diverso, la Bob è molto più difficile. Top class come top class. Buon tempo peccato. No, che errore proprio adesso. Qui tocca la banda. Sì, ma solo leggermente. Buono, buono. Ah, fantastico. A corsa e siamo primi. Eccellente. Sì, in questa forma è quasi imbattibile. I tifosi italiani danno di nuovo il meglio di sé. Sì, per la telecronaca italiana, che chicca, ragazzi. Grande, buona partenza, dai. Partenza di forza. Bella da vedere, sì. Dai, Armin Zogler, qua l'Italia è forte. Grande Erminator. Tocca leggermente la banda. Ma non è vero, la mia banda suona il rock. Poco tempo. Anche in questa disciplina a squadre possiamo distruggere tutti. Ma volete slittini dove averli su altri, forse? Giochi. Intermedio. Leggera sbavatura. Buon tempo intermedio. Non siamo più primi, però. No. Mamma mia, siamo là per l'oro. O
Forse oro, forse oro. Tempo eccellente. No, tempo eccellente. Sì. No, ancora mi inculo l'oro. Secco. Austria, Italia, Russia. Andiamo con lo sci di fondo, skiathlon. Grazie. Uomini e donne. Per tutta la stagione è stato in splendida forma. Ed oggi vuole coronare la stagione con una medaglia olimpica. Speriamo. Beh, ovviamente vuole quella d'oro. È chiaro, l'oro. Questo è stato il segnale di partenza per lui. Fondo è molto più duro. Ma parecchie discipline di fondo, È molto forte. Sì, adesso ha un po' più duro rispetto al biathlon. Però stiamo sfiorando troppi ori, ma nulla. Dai, Puma, dai. Yes, yes, it's Indrid. Questa è l'ultima, diciamo, specialità della giornata 1. Uomini e donne dello sci di fondo skiathlon. Dopo si passa al giorno 2, che faremo tutto per essere dopo giusti. Con i giorni, attenzione, qua stiamo faticando, attenzione. Penso a livello massimo sono difficili sti giochi, raga, per un gioco da una vita. Yes, yes, it's Indrid, ve lo ricordate, beh. Alpine Ski Racing storico. Mantenere questo ritmo per tutta la gara. Aia, mamma mia, che fatica. Sembra del tutto in forma. Che fatica. Sembra già un po' stanco. Siamo terzi. Ottimo. C'è la chiesa, ragazzi, c'è la chiesa qui, ha pragelato. Dai, raga. Siamo un po' stanchi. Niente, non riesco più a recuperare, purtroppo. Mamma mia. Se va avanti così, sarà il primo flop olimpico per il Cuba e per l'Italia. Però c'è anche vero che c'è lo sci alpino, che è là dove che di solito faccio tutte le medaglie che contano. Yes, yes, it's in the lead. Dai. Non siamo messi bene, raga. A occhio, non siamo messi bene. No! Mamma mia, che disastro! Che disastro, ragazzi! Forse sono preso troppo forte, non lo so. Mamma mia, che oscenità! Oscenità scandalosa. L'è duro il fondo. Siamo alla fine, ma ho paura che ci becchiamo l'ultimo posto. Vai, ultimo rettilineo, ma veramente prova molto brutta per l'Italia, purtroppo. No bueno, no bueno, no bueno. Deludì. Sì. Il piazzamento nei primi posti con questa prestazione non è possibile. Ultimo, mamma mia, mamma mia. Austria ancora, Olanda, United States of America. Però qua si inserisce la Norvegia perché nel fondo è fortissima. E l'Olanda, onestamente, non è granché, anche se anche l'Olanda ha il suo argento. Dai, ragazzi. L'atmosfera prima della partenza è di forte emozione. Sci di fondo, sì, skiathlon, lui la nasconde maschile. È un professionista. Si parte. Dosare bene le forze. Yes, yes, it's in the lead. Calma, bravo Kume, dai. Mi stai piacendo. In salita non tiriamo tanto. Devo farlo in rettilineo. Un ritmo elevato in questo tratto. Basta che non si stanchi presto, altrimenti alla fine gli mancheranno le forze.
Dai che stiamo andando già meglio, dai che stiamo andando già meglio. Dai Kuma, dai. Adesso qua puoi tirare un po'. Adesso un ritmo molto elevato, molto forte. Vai, vai Kumendone, vai Kumendone, vai Italia, vogliamo il primo oro. Una prestazione ed è, sì, grande infatti, vedo il punto di riferimento guardando gli altri. Sto capendo, dai. Yes, yes. Affronta la gara con tutte le sue forze. Non credo che possa resistere a lungo. Ho qua esagerato. Qua ho esagerato. Ho un po' esagerato. Però vedo, li vedo tutti, li vedo, questo è importante. Dai Kumendone, adesso una salita brutta. Salita brutta adesso. Ci si fa un po' fatica. Dai, 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 che possiamo dire la nostra. Sono si comporta molto bene. Porca miseria, 8 millesimi, niente praticamente. Tutto qua. Dai, spingi. Miglior tempo personale, non assoluto. E mo vediamo se riusciamo a portare a casa l'oro. La vedo difficile, però una medaglietta può arrivare. La medaglietta può arrivare. Lo sprint finale, proviamo lo sprint finale, lo provano anche loro, però sicuramente una prestazione sublime rispetto alla prima, non so se è oro. Prestazione convincente. Vediamo. Quarto. Ma come qua? No, secondo, cazzo dico, Norvegia anche quindi Austria, ragazzi, l'Austria mi sta preoccupando, quindi Austria, Italia, Norvegia e Finlandia che prende chiaramente il bronzo. Anzi no, dico una cagata, sono tre. Quindi la Finlandia è fuori dei giochi, ma comunque è arrivata a quarto. Austria, Italia, Italia. Ragazzi, adesso abbiamo il progetto di velocità. Abbiamo i 3.000, 5.000 e 10.000. Quindi 3.000 e 5.000 facciamo sui 500. E i 10.000 sui 1.500. Se no non capiamo un cazzo. Così per variare anche le discipline. Questo ragazzi, bah, speriamo un po'. Vai. Combiniamo. Mamma mia che dura, raga. Ah, vabbè ragazzi, lo sto facendo cagare sto Olimpiadi. Mamma mia, oh. Sono sconvolto. Che non riesco a sterzare bene. Vai. New personal best. Bello. Norvegia oro, Norvegia, Corea, Germania, attenzione. Si è svegliata la Norway, Corea, Germania, anche se in realtà ha già preso medaglie. Germania. Mamma mia che delusione però. Sicurezza riguardo la guida, ma cioè
una figura così di merda la facevo da anni, insomma. Ma anche perché devo farne altre. Altre tre qua. Guida. Ok. Ok. Verso l'angolo tenendo il prodotto LT. Ok. Capito, ma... Perché va... Ah, perché forse... Sì, sono un pirla, probabilmente. Ok, vabbè. Boh. Non devo mai mollare l'acceleratore. Dai. Oh, pirlotto. Ready. Vai, 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 vai. Ma perché? No, va bene, ragazzi, ma... A questo punto facciamo una prova, vediamo dov'è che dove sbaglio. Forse sto capendo, sì, adesso mi stanno doppiando. Molto, molto difficile. Non capisco il perché. Non ricordavo così difficile. Sì, ci ha addirittura doppiato. Delusione totale. Calma Kume. Calma Kume. Fai altri due, pensa a te. Mamma. Che figurasse. Austria, Polonia e Corea. Ragazzi, l'Austria in questo momento è la iper favorita. Va bene. Beh raga, anche se la delusione è alta. No! Ma perché sti errori da pippone? Perché non l'hanno attenzione dei maestri? Dai, come sveglia! Ma vedi che non riesco a... Niente, proprio il disastro. Incomprensibile sta disciplina. Vince l'Olanda, va. Oh, il joystick ha problemi. Cioè, guarda come gira. Crisi nerissima per l'Italia. Olanda, Australia, Germania. L'Olanda è maestra comunque di questa disciplina. Mi aspettavo qualche medaglia subito. Oro pesantissimo. E anche l'Australia non è male, qua. No, scusate, cazzo. Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Scusate, i paneggi. Magari adesso lo scelpino. Mai successo, neanche ancora una medaglia. Parliamo di 1500, speriamo sia diverso. Un disastro annunciato.
Guardiamoci insieme la guida per capire se siamo capaci. Ah no, sempre uguale. Ah, beh. Tu letti. Boh. Nei primi 1000 metri accumula e mantiene sta premendo a. Ah, ok. Lo sprint però non riesce a girare. Vabbè, non so, veramente non capisco sto cazzo di velocità tutto gioco. Sembra un po' bizzarro, un po' bizzarro. Ancora. Mamma mia, un'Italia in una crisi senza fine. Non esistiamo, ragazzi. Vancouver, ma perché non giro? No, devo capire perché non giro. Sporgiti, sterza, non capisco, sporgiti. Ormai ho perso, cioè veramente non mi viene neanche voglia. Disastro, raga. Silenzio stampa, queste Olimpiadi sono partite malissimo. Ma perché? Non capisco perché non gira bene. Inconcepibile. Ok, mamma mia, meno male che ne manca solo una, raga. Sono scioccato, raga, sono veramente scioccato, eh. No, vabbè, non qua, no, vabbè. Che bello. Bello. Giappone, Canada, Polonia. Vabbè,
Arriva anche il Giappone. Ho bisogno di medaglie però, raga. Facciamo l'ultimo, tanto abbiamo capito che questo non ne veniamo fuori. Io mi scuso per le prestazioni orrende, ma non ne vado veramente fuori. Ma cosa fa? No, vabbè, ma è buggato, ragazzi, dai. No, ma visto Francia, Canada, Germania, mettiamo questo ordine qua perché veramente non. Cioè, scusate, ma non me lo ricordavo così. Ci dovrò rivedere forse questa disciplina su sto gioco perché fa veramente schifo. La mettiamo come sono loro adesso, che tanto come arrivano alla fine. E Germania, no, perché è veramente orrenda. Saluti proprio. Raga, vediamo cosa combiniamo. Sono alquanto preoccupato. Fare una bella copertina magari col salto del trampolino che è un po' che è molto iconico. Ah, bellissimo, qui 4 su 4 sostanzialmente. Ah, perché mi sono dimenticato forse giusto. E a squali quindi solo una disciplina. Finiamo, mamma mia, finiamo in maniera atroce, eh. Salta dalla rampa. Dai, come, almeno per l'onore. Non commento oltre, sinceramente. Danimarca, Francia, Canada, 2 giorni di Olimpiadi, disastro. Sono no arrugginito, deppio. Raga, medagliere pietroso, Italia in grosse difficoltà, come totale siamo primi insieme all'Austria, ma neanche un oro. Pazzesco, Austria che sta volando con 5 ori, poi Norvegia 3 che è in bella ripresa, Russia 2, Francia 2, Olanda che parte sempre bene con me, USA che sta arrivando. Poi via via tutte le altre, ma la grande crisi è proprio la nostra. Adesso nel calendario abbiamo Short Track a Nagano e qua siamo forti, che Nagano è un gioco diverso. Torino il biathlon, qua l'abbiamo visto che l'oro è cosa nostra. E Vancouver Bob e Vancouver Skeleton. Quindi adesso andiamo a Vancouver che con la velocità, veramente io mi scuso per il pattinaggio di velocità, ma una cosa inguardabile. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!